Bentornato a un nuovo caffè con il sindaco di Montecullo, bentornato al Grazie. Sindaco Simone Calamai, siamo al caffè Pachamama di via Montalese 465. Da dove partire? Partiamo dal fatto che lunedì apre un cantiere per quanto riguarda il centro polifunzionale per le famiglie. Sì, parte un cantiere importante, uno dei cantieri finanziati PNRR dal Comune di Montemurlo. Siamo riusciti a ottenere interventi importanti per circa 15 milioni di euro su tanti temi e le scuole sicuramente sono uno di quelli principali, e questo è proprio un cantiere che riguarda una scuola dell'infanzia del nostro comune, che prevede la sua completa messa a norma sismica e riqualificazione, quindi la scuola dell'Edda verrà completamente rinnovata e soprattutto negli spazi adiacenti dell'ex centro cottura ci consentirà di andare a realizzare un centro polifunzionale per famiglie, che significa dare un nuovo luogo ai nostri studenti e alle nostre famiglie per fare altre attività di tipo laboratoriale oppure comunque formativo, o anche spazi comunque ad uso di corsi da destinare ad esempio ai ragazzi della vicina scuola media Salvemini La Pira, quindi uno spazio in più che arricchisce, diciamo, la dotazione di spazi per famiglie e studenti. Anno molto importante per Montemurlo, non solo perché ci sono le elezioni in cui lei è nuovamente candidato, ma perché questa comunità compie gli anni praticamente, il compleanno di Montemurlo, che sono 809 se non sbaglio. È più che il compleanno di Montemurlo, è esattamente il compleanno del primo atto ufficiale del Comune di Montemurlo, perché proprio in questa settimana si apre questo 809esimo anniversario da questo primo atto ufficiale, che è un documento dell'allora potestà, e devo dire ci fa piacere insomma ricordarlo, festeggiarlo, perché è una parte di quel lavoro che abbiamo fatto e che stiamo facendo per ricostruire la storia, le tradizioni, l'identità del Comune di Montemurlo. Lavoro per noi che è stato importante nel corso di questi anni alla scoperta della storia, ma con quello anche delle bellezze del territorio, sia paesaggistiche che architettoniche, che Montemurlo ha. Quindi questo atto, questo primo documento del Comune di Montemurlo, diventa un'occasione ovviamente di rinnovare questo lavoro, ma soprattutto diventa un'occasione anche per rinforzare davvero quel legame che nella comunità di Montemurlo si è creato soprattutto nel corso degli ultimi anni, e ha fatto sì che diventasse ancora più comunità e vivesse veramente un senso di coesione importante, che si è visto anche nei momenti più difficili anche di questi ultimi anni, penso al Covid o all'alluvione. Una comunità molto antica, però, che pensa ai nuovi nati, perché voi avete fatto un'iniziativa per i nuovi nati. Sì, è vero, questa è una cosa che abbiamo assolutamente voluto con forza, perché noi da sempre insomma cerchiamo di lavorare sui servizi a tutto tondo, partendo dai più piccoli fino agli anziani, e sui nostri piccoli montemurlesi insomma abbiamo tantissimi servizi di tipo educativo e per la prima infanzia, però quest'anno volevamo proprio partire con questo progetto che prevede un loro ingresso in quello che è la comunità, festeggiando, diciamo, la loro nascita tutti insieme, e quindi avremo l'occasione di festeggiare tutti i nati del 2023 nei prossimi giorni con questo evento, che ci consente anche di guardare alla ripartenza, futuro, allo sviluppo, partendo proprio insomma dai piccoli, che sono ovviamente motivo di speranza, e per noi è anche importante farlo in un momento come questo, perché parlare di bambini e di nascite significa anche guardare al futuro cercando di essere positivi rispetto anche a quelle che sono le difficoltà internazionali, penso purtroppo agli scenari di guerra che accadono nel mondo. Quindi Montemurlo vuol dire anche in questo senso, partendo dai piccoli, noi siamo ovviamente per la pace, per la speranza, per il futuro. Pace, speranza, futuro. Nel domani immediato ci sono tanti nastri da tagliare, tante opere che vengono a conclusione. Abbiamo sicuramente tanti obiettivi che stiamo portando a completamento anche in quest'ultimo periodo di mandato. Noi abbiamo lavorato tanto, tante cose sono state realizzate, ovviamente penso all'elemento simbolico del centro cittadino, però in queste settimane arriveranno sicuramente opere importanti. Penso ai due impianti di sollevamento che sono in realizzazione nella zona di Oste, contro il rischio idraulico, penso all'installazione di piccoli presidi tipo i defibrillatori nel nostro centro cittadino, o strumenti visivi come un cannocchiale che abbiamo voluto mettere su al belvedere di Piazza Castello a Rocca, per consentire di vedere tutta la piana insomma dalla nostra collina. Quindi insomma un territorio da valorizzare, tanti lavori insomma che arriveranno al termine e ci consentono ovviamente di dare un territorio ai nostri cittadini migliore.
Bene, noi chiudiamo qui questo nostro appuntamento con il sindaco di Montemurlo, intanto ci gustiamo i caffè.